Amici modellisti e collezionisti, benvenuti, benvenuti ancora una volta su Fly Robby Fly Models. Ancora una volta il Robby vi presenta una recensione, questa volta dell'aeronautica militare, la collezione ufficiale della Centauria, dedicata al centenario appunto dell'aeronautica militare italiana che cade quest'anno, nel 2023. Questa volta abbiamo a che fare con la uscita numero 33, ovvero sia il Newport 17 della 91esima squadriglia, decimo gruppo, lo vedete qua. È un biplano fantastico della Prima Guerra Mondiale, e purtroppo in scala 1-100 è un po' piccolino, però adesso andremo a vedere sia il fascicolo che il modello da vicino. Non prima però di avervi chiesto di mettere un like sotto questo video, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste performance. Bene, come vedete ho sistemato come al solito il fascicolo a sinistra e il modello a destra, modello che se ne va immediatamente, e per dare modo a noi di dare un'occhiata al fascicolo che ci mostra in copertina una di queste bellissime macchine che hanno combattuto praticamente in tutta quasi per tutto l'arco della Prima Guerra Mondiale. Anzi no, questo qui veramente è arrivato nel 1916, quindi diciamo che ha combattuto gli ultimi due anni della Seconda Guerra Mondiale. Ma questa è una macchina che è stata in dotazione, è stata adottata da parecchi assi della Seconda Guerra Mondiale, come vedremo tra poco. Il Newport 17 derivava dal Newport 11, più piccolo, era un sesquiplano di progettazione francese, progettato da Gustave Delage, un grande progettista di aerei francese dell'epoca, e come dicevo prima è stato adottato praticamente da svariate aviazioni, compresa quella anglosassone, ed era derivato da questo qua, il Newport 11 Bebè. E questo biplano è stato per l'appunto, dicevo, adottato da parecchi assi dalla Seconda Guerra Mondiale, come Charles Nuguesser, René Fonck, Jean Navarre e dal nostro Francesco Baracca. Nella paginona centrale c'è questo bellissimo disegno di questa macchina, che è praticamente appunto appartenente all'aeronautica italiana dell'epoca, come potete vedere dalle insegne sulla deriva, sul timone, ed era l'aereo personale, come si vede da questo marchio, del pilota italiano Ruffo di Calabria, un altro asso come Francesco Baracca. Come al solito diamo un'occhiata veloce alle varie voci che ci indicano, ci dicono di come era fatta la struttura di questo velivolo. Qui vediamo l'elica bipala in legno, la mitragliatrice esterna, vedete, il pilota doveva alzarsi per poter mirare e sparare, i montanti alari in legno, eccoli qua, che collegavano l'ala superiore a quella inferiore, il rivestimento in tela, questo era tutto legno e tela all'infuori del motore che era metallico, i cavi di comando esterni addirittura, guardate, che portavano i comandi al cabrapicchia, come si dice, come si chiama in gergo i piani di profondità, il carrello anteriore rigido, naturalmente in disco metallico, tutta la struttura rigida del carrello anteriore e l'insegna personale per l'appunto di Fulco Ruffo, questo grandissimo pilota della Prima Guerra Mondiale, un asso. E infine il pattino rigido di coda, non orientabile perché quello lì strisciava sul terreno. Mentre nella pagina bassa troviamo i velivoli di alcune nazioni che hanno adottato per l'appunto il Newport 17, quindi la Francia, la Gran Bretagna, il Belgio e la Russia addirittura. Qui nella pagina successiva troviamo la scheda tecnica. Come vedete, questo velivolo è entrato in servizio nel 1916, era un caccia ovviamente, molto piccolo, un piccolo caccia, molto veloce, molto manovrabile. Aveva un motore Lehron 9,
rotativo a 9 cilindri da 110 cavalli. E qui vediamo per l'appunto due foto d'epoca che ce lo mostrano, e infine l'articolo che parla dell'incontro tra il Duca d'Aosta e Francesco Baracca e Fulco Ruffo di Calabria. In questa foto, tra l'altro, notiamo che i nostri velivoli avevano tutti un segno distintivo, ogni pilota aveva il suo segno distintivo. Qui abbiamo quello di Fulco Ruffo, che abbiamo già visto poi nel disegno, come potete vedere, e lì abbiamo il cavallino rampante, quello successivo, è quello di Francesco Baracca. Vedete, il cavallino rampante si nota appena, ma è lui. Alla fine troviamo una bella foto di Fulco Ruffo vicino al suo stemma, e qui lo vediamo salire nel suo sesquiplano prima di una missione. Ok, mettiamo via il tutto, prendiamo il modello e prima di tutto faccio ammenda, perché io ho detto poco fa che questo era una scala 1-100. In realtà l'aereo vero e di conseguenza il modello era talmente piccolo che la Centauria, per non fare proprio una cosa minima, assurda, ha dovuto aumentare la scala a 1,72. Eccolo qua, ve lo faccio vedere, vedete? 1,72. Quindi questo modello è in scala 1,72. Ora lo aprirò e andremo a vedere rapidamente le caratteristiche di questo bel caccia. Bene, ecco, ho liberato il tutto. Come faccio di solito, andiamo a leggere per prima cosa quel che c'è scritto nella base. Ora me lo metto a fuoco, eccolo là. C'è scritto Newport 17, 91esima squadriglia, decimo gruppo. Questa volta, per evitare di rompere qualcosa con le mie manone, questo modello è talmente piccolo e fragile che non m'azzardo nemmeno a toccarlo troppo, gli ho messo il suo pilone e ve lo mostrerò ruotandolo in questo modo, così avrete modo di e avrete agio di guardarlo meglio. Bene, iniziando dalla parte anteriore, come potete vedere c'è il classico motore 9 cilindri rotativo. Vedete, si vedono addirittura le teste dei cilindri, guardate, ve lo mostro meglio, ve lo metto a fuoco, eccole lì, vedete le teste dei cilindri che erano dentro alla carenatura aerodinamica. L'elica bipala con il mosto dell'elica. Nel mosto dell'elica si vedono addirittura i buloni di tenuta, vedete? Poi la struttura continua verso il retro con i due supporti centrali dell'ala superiore. Come vi ho detto altre volte, se questo aereo non avesse avuto l'ala bassa sarebbe stato un monoplano con l'ala parasole, perché l'ala separata dalla fusoliera, come questa, si chiama ala parasole nel monoplano. Però qui invece, essendo a struttura biplana, questo qui è un sesquiplano. Non vi sto a ripetere di nuovo cosa significa. Se volete andate a vedere i miei video, alcuni miei video passati, nella quale spiego che cos'è la struttura sesquiplano. Bene, andiamo avanti e troviamo tutta la riproduzione della fusoliera, che era in legno e tela, con lo stemma di Fulco Ruffo di Calabria. Vedete? Con il suo stemma perfettamente riportato. Poi arriviamo ai piani di coda e alla deriva. La deriva si vede perfettamente la bandiera italiana. Ecco qua. Vedete? Con le insegne di reparto. Tutte visibili, ci vuole la lente di ingrandimento, ma si vedono. Mentre nella parte bassa c'è la dicitura che riguarda, vedete, sotto ai piani di coda ci sono le diciture che riguardano per l'appunto le caratteristiche, i numeri caratteristici di questo velivolo. Vi faccio notare anche il pattino fisso posteriore. Ok, ora prendiamo, lo mettiamo dall'alto, e sono evidentissima la struttura dell'ala.
qui c'erano i due Longheroni, ovviamente, che tenevano tutte le centine, vedete, queste erano tutte le centine che rinforzavano l'ala, le centine aerodinamiche, il profilo alare. Qui c'erano gli alettoni, vedete, si vedono a malapena, si vedono bene, altro che, eccoli lì che si vedono. E questa struttura ondulata era dovuta, come dico spesso, al fatto che la tela era incollata e tesa come un tamburo, la pelle di un tamburo era uguale. Infatti, tamburellando con le dita sulla tela si faceva proprio il suono del tamburo. La stessa cosa valeva ovviamente per l'ala inferiore e la stessa cosa valeva ovviamente per i piani di coda, come potete vedere. Ecco qua. Nella parte bassa invece rileviamo soltanto che chi era al suolo vedeva grandissima la bandiera italiana. Come potete vedere, la bandiera italiana era riportata su entrambe le ali ed era impossibile non capire che questo velivolo apparteneva alla nostra aeronautica. Benissimo, mi pare che qui non ci sia altro da aggiungere. Questo è un gran bel modello, anche se è piuttosto piccolino, ma qui ci sta perché questa era una macchina piccola di suo, quindi ci sta che fosse così piccolo il modello. Non facciamo altro noi che metterla di nuovo sul suo pilone, cercando possibilmente di non rompere niente. Vediamo un po' se ci sta. Doveva starci perché ci stava prima. Eccola qui. E così abbiamo scoperto che il nostro Newport 17, che io prima di chiudere la recensione vi metto anche in rilievo con il disegno, ecco qua, il nostro Newport 17 sta anche sul pilone. Benissimo, a questo punto non mi resta che chiudere questa video recensione. Ricordarvi che io sono il Roby, questo è il canale di Roby Fly Models. Vi chiedo di mettere un like sotto questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste cose. Vi ringrazio di essere rimasti fin qui con me e vi rimando alla prossima occasione. Ciao ciao!